Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. È stato un periodo di assenza abbastanza lungo dall'ultimo video, in quanto ho dovuto lasciare la macchina in officina per risolvere alcuni problemi. Dal titolo e dalla copertina avrete già intuito che oggi andremo a parlare di un grosso problema, appunto, che ho riscontrato sulla mia macchina. Purtroppo, dopo la fase di acquisto e dopo essere rientrato a casa, ho deciso nei giorni successivi, mi sembra due giorni dopo, una cosa del genere, di andare da alcuni miei amici che hanno un ponte, sollevare la macchina e vedere la situazione sul pianale. Purtroppo è successa una cosa brutta, ci siamo accorti, vi lascerò le immagini in sovraimpressione, che ci sta una chiazza enorme di mastice, di silicone, tipo quello per le lamiere, insomma, quando ci sta la ruzza uno mette questa sorta di silicone e cose del genere. Giusto per farvi un po' un'idea di quello che ho trovato sotto la macchina. Tutto ciò praticamente sull'attacco del ponte posteriore, lato conducente, quindi sinistro, e questa chiazza praticamente si andava ad estendere sotto al paracalore, quello che si trova praticamente al di sopra del silenziatore di scarico. Quindi ci è venuto subito un dubbio, a me in realtà mi è venuto un dubbio, però non riuscivo a capire bene, a identificare il problema, mentre i miei amici, possessori anche loro di Beamer, comunque molto più ferrati di me nell'argomento, mi hanno detto che sicuramente lì sotto era presente una crepa o qualcosa del genere, perché queste macchine hanno un difetto, ovvero di creparsi in concomitanza dell'attacco del ponte posteriore. Di fare delle crepe, insomma, perché la barca, il telaio sulla barca posteriore è difettato di fabbrica. Quindi, dopo aver riscontrato questo problema, ho provveduto a scrivere all'ex proprietario, che comunque non mi aveva detto o parlato di questo difetto, di questa riparazione, tra virgolette, che era stata fatta alla macchina. Non essendone a conoscenza, ho un po' ingoiato il rospo e ho deciso di far vedere la macchina in un'officina molto importante, comunque di persone competenti, quello che c'era al di sotto di questo mastice. Quindi hanno provveduto i meccanici a tirare giù tutto il ponte posteriore e di rimuovere appunto questo stucco, questo mastice. E sotto non c'era nient'altro che un lamierino, anche di questa cosa vi faccio vedere un'immagine in sovraimpressione, un lamierino veramente di carta, cioè di spessore 1 mm, non lo so, faceva veramente schifo, in più saldato veramente ad minchiam, veramente un lavoro di merda. E quindi niente, mi sono consultato con il meccanico, il quale mi ha consigliato di rimuovere questo lamierino così da vedere effettivamente cosa ci fosse lì sotto. Fatto questo, sotto abbiamo trovato veramente una brutta sorpresa, una cosa che non mi sarei mai aspettato di trovare e un danno veramente importante che aggravava anche comunque la sicurezza di chi stava a bordo della macchina, perché praticamente, come potete vedere dalle foto, ci sta il telaio che è completamente staccato dal pianale della barca posteriore. In più ci sono delle crepe veramente di, non so, 10 cm di diametro, dei crateri ci sono, non delle crepe. Di conseguenza, magari come se vado a fare, ne so, un po' di misto stretto, comunque un po' di percorrenza un po' più fast, magari c'è il rischio anche che ci rimane io secco, cioè una cosa veramente impensabile. Tant'è che mi sono comunque fatto risentire all'ex proprietario, gli ho detto tutto e alla fine lui continuava comunque a dire che non ne sapeva niente di questa cosa. Nonostante ciò, lui ha cambiato il silenziatore posteriore con un terminale sportivo omologato, e per fare questo comunque ce l'hai ad occhio il mastice, come avete visto dalla foto, ve la rimetto.
Inoltre ha cambiato pure tutte le sospensioni anteriori e posteriori e è veramente in linea con la sospensione posteriore sinistra. Come fai a non accorgertene? Vabbè, diciamo ci sono passato sopra. Lui mi ha spiegato che quello sicuramente era una riparazione di un mastice che utilizzavano in BMW quando ci stavano questi problemi. Non so dove ha reperito questa informazione, io non l'ho trovata da nessuna parte. E inoltre, comunque, un lavoro fatto così sicuramente non è fatto minimamente dalle mani di casa madre BMW. Non ha veramente senso come cosa. Fatto sta che alla fine siamo giunti ad un compromesso, non vi sto a spiegare i dettagli. Alla fine sono riuscito comunque a far riparare tutto dai meccanici di Officine Cubo, che ringrazio moltissimo perché hanno eseguito un lavoro veramente a regola d'arte. Hanno praticamente saldato anche delle piastre di rinforzo che utilizzano in ambito drift un po' più pistaiolo. Comunque, chi si vuole divertire con questa macchina deve assolutamente montare questo kit perché la barca posteriore è veramente fragile, ve lo consiglio, vi lascio il link in descrizione, sono della Drift Shop, mi sono arrivate veramente subito, il costo non è neanche esagerato. Ovviamente non è un video di sponsorizzazione, però mi sono trovato bene con questi prodotti, quindi è giusto che ve li lasci in descrizione. Detto questo, inoltre, dopo aver fatto tutto un lavoro di pulizia del pianale posteriore, aver saldato le piastre, rimesso la vernice e l'antirombo, hanno rimontato il ponte. Inoltre, al ponte sono stati fatti dei lavori, ovvero ho comprato tutti i Powerflex del ponte posteriore, compreso quelli del differenziale e della barra buomi posteriore, e li ho fatti montare. Quindi ho speso veramente tanti soldi, però adesso ho una macchina che veramente è un gioiellino a livello telaistico. Mi mancherebbero soltanto un bel assetto che arriverà magari in futuro. E oltre a questo mi hanno anche riverniciato il ponte posteriore, quindi sotto è perfetta. Purtroppo non ho delle foto, magari un giorno cercherò di alzarla così vi faccio vedere anche le condizioni del pianale in questo momento e quindi dopo. Inoltre, non so se vi ricordate, video precedente vi ho parlato di un problema con la spia motore, che era un problema elettronico, roba del genere. Alla fine, sempre Officine Cubo sono riusciti a risolvere il problema sostituendo, premessa, hanno trovato dei cablaggi completamente, dei connettori staccati. Inoltre le sonde erano tutte rotte, con i riscaldatori delle sonde rotte, nonostante l'ex proprietario mi ha detto che le ha fatte cambiare. E quindi niente, abbiamo sostituito tutte e quattro le sonde perché questa macchina ha due bancate. Quindi ho comprato comunque tutti i prodotti di qualità, li ho fatti sostituire tutte le sonde, svariati sensori, la valvola del vuoto con tutte le relative tubazioni. Inoltre, mentre comunque hanno smontato i collettori di aspirazione per fare questi lavori, per comodità, hanno dato una controllata a tutte le tubazioni, della compensazione, robe del genere, e c'erano dei tubi crepati, hanno provveduto a sostituire. Però ecco, ho comprato una macchina che alla fine aveva dei problemi che non mi erano stati detti, e questa è una beffa per me e ci sono rimasto veramente male. Quindi ragazzi, questo è un appello un po' per tutti: quando andate a comprare una macchina usata, mi raccomando, controllatela minuziosamente, informatevi minuziosamente prima di comprarla, così da capire tutte le cose da guardare, cosa che io ho fatto, ma non abbastanza in questo caso. Quindi ragazzi, ho parlato veramente tanto e penso che si possa concludere qui il video. Mi raccomando, continuate a supportarmi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, importantissimo, che arriveranno veramente bei contenuti su questa macchina. Io vi saluto ragazzi, ciao a tutti!